fine della partita tra Germania e Olanda, finita per 3-3. Io innanzitutto faccio i complimenti a tutte e due le squadre perché avete fatto una partita bellissima, è stato uno spettacolo bellissimo, è stato proprio bello vedervi, è stata una partita intensa, combattuta dal primo minuto fino all'ultimo secondo. 1-0 in vantaggio, 2-1 voi, 2-2, 3-2, 3-3 subito dopo. Quindi direi pareggio più che giusto. Daniele, parto da te. Il primo tempo che hanno schiacciato un po' e meritavano un po' più loro. Il secondo tempo abbiamo giocato meglio noi. È stato giusto il pareggio, secondo me. È stata una bella partita combattuta, per i contrasti. Però la siamo giocati, è stata una bella. Forse fa un po' male perdere 3 punti all'ultimo secondo, subito dopo avendo fatto il gol, diciamo, del 3-2. Sì. Però qualcosa su cui migliorare? Dobbiamo stare meglio in mezzo al campo. Il primo tempo abbiamo buttato, secondo me. Dobbiamo stare meglio in mezzo al campo. Sarà una bella partita, miglioreremo. Io comunque ti faccio i complimenti e ti lascio salutare a Pessani. Maria, stessa domanda che ho fatto a lui, la faccio a te. Io penso che la partita sia stata giocata bene da entrambe le parti. Sangue caldo dal primo all'ultimo minuto, ma anche dal punto di vista di falli, tecnica. Siamo stati, tutte e due le squadre hanno combattuto un bel calcio. È stata una partita di puro calcio. Il primo tempo, come ha detto anche l'altro capitano, l'abbiamo giocata meglio noi. Da un punto di vista, soprattutto nei passaggi, nell'ultimo tocco, ci è mancato il gol. Infatti il primo tempo è finito 1-0 per loro. Il secondo tempo siamo riusciti ad essere più cinici, però il pareggio è giusto, un punto anche perché comunque tutte e due le squadre lottate per i posti alti in classifica, primo secondo, quindi è stata una bellissima partita. Io ti rinnovo i complimenti. Grazie. E ti faccio un in bocca al lupo per il proseguo del torneo.